Ma le famiglie oggi in Italia è libera di scegliere? Allora, se hai soldi da spendere, può fare tutto. Se non ce li ha, non è libera. Chi è povero non può scegliere. Per chi è povero pensa allo Stato. Deve stare a quello che lo Stato gli propone. Allora, ragioniamo. Prima di tutto è il buon senso che ci dice che non può essere così, perché il diritto del genitore non dipende dai soldi che hai. Per cui, se in Italia è così, c'è qualcosa da cambiare. La famiglia deve poter decidere come educare il proprio figlio, quale tipo di cultura dargli, sempre nell'ambito del Servizio Nazionale di Istruzione. Che tipo di docenti, che tipo di messaggio il figlio deve ricevere? Normalissimo, magari, niente di che. E soprattutto deve essere convinta che il figlio viene educato secondo i principi della famiglia, perché altrimenti il genitore potrebbe desiderare di cambiare scuola e potrebbe farlo. Questa libertà in Italia oggi non esiste. Non esiste né in Italia né in Grecia, siamo in buona compagnia. In Europa è garantita in tutti i paesi. E allora bisogna provvedere. Questo non va bene. Qual è la situazione oggi degli insegnanti di una scuola paritaria? Beh, anche gli insegnanti sono discriminati, perché chi sceglie di insegnare in un istituto pubblico paritario deve accettare un trattamento stipendiale non uguale a chi sceglie di insegnare in una scuola pubblica statale. Ovviamente non tutti possono scegliere di insegnare in una scuola pubblica paritaria. Chi per proprie convinzioni, perché accetta il progetto educativo, chi anche per condizioni familiari è in grado di poter vivere con uno stipendio inferiore, può scegliere di insegnare in un istituto paritario. Diversamente è obbligato ad andare a insegnare in una scuola pubblica statale. Da notare che la scuola paritaria, essendo pubblica, diploma studenti esattamente come la scuola pubblica statale. E da notare che i titoli di chi insegna sia nella scuola pubblica statale che nella scuola pubblica paritaria devono essere giustamente gli stessi, ma a parità di titoli non corrisponde lo stesso trattamento economico. Questo non per cattiva volontà di chi gestisce la scuola pubblica paritaria, ma è ovvio che è conseguenza di un trattamento economico riservato alle famiglie diverso rispetto a chi sceglie una scuola pubblica statale. Per questo noi Noi non non vogliamo vogliamo essere essere invisibili. invisibili. Oggi parliamo di libertà di scelta educativa. La libertà di scelta educativa è stabilita dalla Costituzione italiana, agli articoli 3 e 33. Viene affermato anche all'interno della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, viene stabilita nuovamente, sancita, garantita dalla legge 62-2000 che ha istituito il Servizio Nazionale dell'Istruzione pubblico, che prevede un servizio nazionale formato da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie. Purtroppo, a 20 anni dalla legge 62, la famiglia non può scegliere, perché chi sceglie di mandare il proprio figlio in una scuola pubblica paritaria deve pagare. Il povero non può venire nei nostri istituti. Noi siamo invisibili a questo governo, allora? No, in realtà il governo ci conosce, conosce l'esistenza della scuola paritaria, perché senza l'esistenza della scuola pubblica paritaria, la scuola pubblica statale andrebbe in rovina. Per
Ora, noi pensiamo che se a settembre la scuola, tantissime scuole paritarie non dovessero riaprire, questo significherebbe il tracollo della scuola statale, che si troverebbe nella condizione di accogliere le migliaia di studenti provenienti dalle scuole paritarie, le famiglie, i docenti. Quindi noi non siamo invisibili. Come risolvere allora la situazione? Direi che occorre determinare il costo standard di sostenibilità per alunno, cioè una cifra pro capite che comprende tutte le spese possibili che in un certo contesto per un determinato corso costa la formazione di un alunno all'anno. Adesso non c'è questo costo standard, cioè lo Stato spende a pioggia, e infatti si vede, perché ogni alunno della scuola pubblica statale costa al contribuente, cioè a me, a noi, dagli 8 ai 10 mila euro pro capite. In realtà, se fosse determinato il costo standard di sostenibilità, le spese sarebbero molto sotto controllo e ci sarebbe un risparmio sottratto allo spreco, e quindi un risparmio che si potrebbe investire ancora nella scuola statale e anche paritaria, perché il costo standard dovrebbe essere calcolato per tutti gli alunni e per tutte le scuole pubbliche d'Italia, statali e paritarie. Finché non avverrà questo, la scuola pubblica statale sarà destinata al fallimento e alla rovina, e la scuola pubblica paritaria sarà destinata a morire. Non c'è scampo, è una questione di numeri. Io non sono un economista, ma ho capito il concetto e l'ho spiegato ai ragazzi. In terza secondaria di primo grado hanno capito perfettamente. Allora, perché non si vuole calcolare il costo standard di sostenibilità per alunno come avviene per esempio per la sanità? Poi chiaramente la sanità è questione regionale, ci sono le regioni che funzionano e quelle che non funzionano, ma non è colpa del costo standard, quello è un principio economico fondamentale sul quale si deve basare tutto ciò che è spesa pubblica con i soldi dei contribuenti. Quindi aspettiamo che un governo intelligente, veramente colto e sul pezzo, determini questo costo standard di sostenibilità. Ne avrebbe solo guadagno l'istruzione italiana, dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista delle spese, da tutti i punti di vista. Questo è ciò che non penso io, ma pensano economisti che hanno studiato il problema, ed è ciò che vedo sotto i miei occhi nella pubblica istruzione italiana. Una preside amica mia qualche anno fa, una grande preside di scuola pubblica statale, mi disse: cara Miranda, io avrei vergogna a farti vedere le cantine della mia scuola, sono piene di macchinari costosissimi ancora imballati nella plastica. Ed era una donna che chiaramente non aveva colpa di questa situazione, l'aveva trovata andando a fare la preside in questa scuola di più di 1000 alunni di una certa zona d'Italia. Quindi vuol dire che il problema c'è.